Amici, ciao a tutti. Oggi sapete che vi faccio? Sono venuto perché vi voglio parlare di cinema. Voi sapete che il cinema è una delle mie grandi passioni e sta per uscire un filmone magnifico, visto che si chiama Noè praticamente. È un film con Russell Crowe, tra l'altro di una bravura assolutamente incredibile in questo film. Credo che abbia fatto benissimo a scegliere questa parte. Allora, vi dico subito, quando ha voluto fare questo grande filmone, la Paramount gli ha dato un budget incredibile, ma i risultati sono veramente eclatanti. Devo dire che c'è anche una versione IMAX in 3D che potete vedere. Vi dico, la storia di Noè è una cosa che ha colpito tutti, i bambini prima di tutto. Da bambino, chissà quante volte di voi, io stesso, quando sento questa storia dell'arca che andava dal diluvio universale, eccetera, è una cosa che colpisce molto la fantasia. In realtà, per fortuna, questo film cosa ha fatto? Ha preso davvero i testi veri e ci porta alla storia di Noè come non l'abbiamo mai vista, in effetti. Cosa pensate che fosse l'arca? Una barca? Non era mica una barca, era una specie di cosa quadrata, di scatola quadrata. Fate conto, le misure esatte dell'arca, secondo quello che dice la Bibbia, erano 165 di lunghezza, 55 di larghezza e 16 metri di altezza, in tre piani tra l'altro. Quindi praticamente entravano non so, i serpenti, eccetera, al piano sotto e gli uccelli andavano nel piano assolutamente il terzo. È magnifico vederlo perché per la prima volta ci rendiamo conto di quello che fosse. Allora, vi ricordo soltanto una cosa, poi vi faccio vedere una scena che è bellissima. Guardate che Noè venne salvato perché il Padre Eterno ritenne che fosse l'unico uomo giusto rimasto sulla Terra. Tutti gli altri ormai erano corrotti, si facevano delle lotte, eccetera. In questo Noè che voi vedrete, hanno mescolato un po' quello che ha detto la Bibbia, un po' quello che gli storici dicevano fosse la tradizione, e quindi è un film che può parlare per tutti, sia per i credenti sia per i non credenti. Ma è veramente, vabbè, col computer oggi poi si fanno delle cose strabilianti addirittura. Adesso guardate un pochino la scena che dimostra quando comincia questa cosa universale, quando gli uccelli cominciano a volare nel cielo e tutti si rendono conto che è arrivato il momento del giudizio universale. Allora, questa è la scena. Comincia. Avete visto? Veramente poi, assolutamente stupendo poi quando arriva il giudice. Ma vi dicevo che prima che c'erano dei nuovi personaggi dentro. Allora, questi nuovi personaggi sono, per esempio, c'è un discendente di Caino. Fate conto, la storia di Noè si svolge circa 10 generazioni dopo che Adamo ed Eva erano stati cacciati dal paradiso. Allora, c'è anche un discendente di Caino, il primo assassino che noi conosciamo della storia dell'umanità, e a questo punto, questo con dei tutti i suoi, diciamo, cacciatori, tutta gente così che è insieme a lui, vogliono salvarsi, andare nell'arca, ma l'arca non può tenere tutti quanti. Guardatevi questa scena in cui c'è lo scontro fra Noè e Caino. Uno scontro veramente formidabile. Vai! È cominciato! La morte viene dal cielo! Questa pioggia vuole cancellarci dalla faccia della terra! Ma noi siamo uomini! Decidiamo noi se vivere o morire. Noi siamo uomini e gli uomini uniti sono invincibili. Volete vivere? Prendiamo l'arca! Avete visto? Incredibile. Film davvero appassionante, veramente vale la pena andarlo a vedere. Allora ricordatevi, il 10 di questo mese, 10 di aprile, è in tutti i cinema d'Italia. Noah, ci vediamo la prossima volta. Ciao!